Oggi è una giornata che definirei veramente storica per la Serie B, per il secondo campionato professionistico italiano. Iniziamo la fase sperimentale sul campo e sui campi del sistema VAR, una fase che era già iniziata, come tutti ricorderete, nella fase finale dello scorso campionato, dove in via eccezionale abbiamo potuto utilizzare questa tecnologia, primi al mondo. Siamo poi passati a una prima fase sperimentale nello scorso mese di agosto, fine luglio-agosto, in Sportilia, insieme all'AIA, e oggi partiamo con la fase che ci porterà poi a avere definitivamente questa tecnologia online dalla fase finale di questo campionato e poi per tutte le prossime stagioni. Come voi sapete, noi ci siamo battuti, abbiamo creduto fortemente in questo progetto con tutta la Lega, con tutte le società, con tutti i collaboratori, con il mio direttore generale, e siamo veramente, veramente orgogliosi di poter offrire questo supporto che certamente porterà maggiore oggettività, trasparenza a quelle che sono le decisioni che poi in ultima analisi vengono assunte ovviamente dai direttori di gara, ma porterà anche maggiore serenità nell'ambiente, sia all'interno del recinto di gioco che sugli spalti che fuori, perché certamente il VAR, che è uno strumento che dovrà essere ancora probabilmente migliorato, reso ancora più efficiente sotto il profilo della tempistica e di altre performance, ma ha un valore dal punto di vista della regolarità delle partite, della trasparenza e dell'innovazione fantastico, quindi forza VAR.